La Lega Navale Italiana è un ente pubblico associativo senza scopo di lucro. Le strutture periferiche della Lega Navale Italiana presenti su tutto il territorio nazionale sono costituite dalle sezioni e tra le varie attività che coinvolgono le sezioni di Reggio Calabria, quella della campagna Mare di Legalità ha una ridondanza a livello nazionale. L'obiettivo della campagna, che si svilupperà nel biennio 2024-2025, è quello di promuovere le attività marittime, soprattutto in favore dei giovani e dei soggetti più fragili, la salvaguardia del mare e la diffusione dei principi della legalità e dei valori della Lega Navale Italiana. Sulla banchina di Levante del porto di Reggio Calabria si è tenuta una serata di sensibilizzazione e socialità. La sezione di Reggio Calabria è stata presente con la barca Eva 1, intitolata a Natale de Grazia. Capitano della corvetta della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, scomparso il 12 dicembre del 1995, mentre indagava sugli affondamenti delle cosiddette navi dei veleni nel Mar Tirreno e nel Mar Ionio. Abbiamo questo bellissimo evento, riaccogliamo la nostra barca Evai che è stata premiata, è stata intitolata al Comandante de Grazia a Roma direttamente dal Presidente della Repubblica qualche settimana addietro. Siamo felici di riaccoglierla con le autorità presenti e oggi faremo vedere quello che fa la Lega Navale, faremo conoscere a tutta la popolazione reggina quello che facciamo per l'ambiente e per la legalità. Considerate che queste sono delle barche che sono state confiscate alla malavita organizzata, quindi in questo caso al traffico di migranti, risistemate da noi e poi rimesse in campo, diciamo rimesse in mare per scopi sociali. Il nostro obiettivo con Arpacal quest'anno è quello di andare a monitorare la situazione delle acque dei nostri litorali per vedere in modo attivo e cercare di intercettare eventuali problematiche ambientali e quindi poterle risolvere per tempo. La Lega Navale è un gruppo di soci che con le proprie risorse ha messo in ordine questa barca che ci è stata data dal Tribunale di Reggio Calabria nel 2015 e l'abbiamo fatta diventare da strumento di illegalità, di morte, a strumento invece di vita e per fare risorgere un poco quelle che sono le fasce più deboli della popolazione. A loro è dedicata la nostra attività e in questo momento particolare con il progetto Un Mare di Legalità promosso dalla Lega Nazionale è l'unica barca calabrese che partecipa a questo progetto. Le altre barche che partecipano al progetto sono siciliane ed è un progetto pilota che durerà 18 mesi. Ma pilota perché? Perché è previsto che nei prossimi anni, finito questo progetto, ci sarà un progetto nazionale che si occuperà di tutti gli 8.000 km della costa nazionale, oltre alle acque interne dei laghi e dei fiumi navigabili. Questa intitolazione al Natale de Grazia, al Comandante de Grazia, esprime quello che è il senso della legalità a tutela del mare e dell'ambiente, di cui il Comandante de Grazia, col suo estremo sacrificio, ha rappresentato un esempio luminoso e indelebile. È una grande emozione e quindi già insomma l'immagino pure al timone della barca che è emozionante, sì, anche pure insomma è bello sapere che ancora c'è gente che si ricorda di lui e di quello che ha fatto.